Le periferie sono quelle che premiano in gran parte il suo movimento, il Movimento 5 Stelle. Beh, questo può essere, tra virgolette, anche la reazione dei cittadini che si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni, da chi ha governato, da chi gli ha sempre fatto tante promesse, no, di adeguare quei quartieri, di renderli vivibili, di renderli serviti alle città, cosa che poi non è mai avvenuta. Diciamo che ci sono delle responsabilità abbastanza gravi della politica sullo stato delle periferie, perché è ovvio che queste parti della città sono sempre state abbandonate, ma sono state sistematicamente anche sfruttate durante le campagne elettorali. Io vengo da una regione in cui è emblematico quello che succede in determinati quartieri, alle grandi città, ad esempio di Palermo e di Catania, dove ci sono intere sacche della popolazione che appartengono non tanto al circuito istituzionale, che probabilmente non riconoscono, anzi riconoscono dei poteri occulti che passano e vanno ad incassare consenso elettorale che viene utilizzato da certa politica. Quindi la politica si è ricordata l'esistenza di determinati quartieri quando c'è da andare a cercare voti. Questo purtroppo è la triste realtà che si è verificata peraltro anche nelle ultime elezioni regionali in Sicilia, in determinate zone che sono abbandonate. Io sono molto d'accordo con l'osservazione iniziale fatta dal Da dottor Carlo Buca Buca, sì. sul lavoro degli architetti, e mi ricordo che sono rimasto sconvolto, racconto questo aneddoto, quando ascoltai l'intervista dell'architetto che progettò lo Zen di Palermo, a cui chiesero se, perché lui diceva di aver fatto un capolavoro di urbanistica nella progettazione di quel quartiere, aveva riprodotto il centro storico da cui erano state spostate queste persone qui, da Borgo Vecchio principalmente. E allora gli chiesero: ma dato che lei lo considera un capolavoro, lei andrebbe a vivere in questo quartiere? A lui rispose, ridendo, che no, perché lui non apparteneva a Certo. quella categoria Nei sociale. confronti dell'emergenza periferie, che cosa avete in mente? Lì è vero che Roma non è soltanto la capitale d'Italia, ma è anche il biglietto da visita dell'intero paese, ed è ovviamente triste vedere come è stata abbandonata anche in zone centrali, e sono visibili dei segni come quelli che si vedevano sul Lungotevere durante il servizio. Quello che sta cercando di fare la Giunta Raggi è programmare con le risorse che ha a disposizione, ricordiamoci che Roma non è uno Stato, quindi le risorse sono molto limitate, cercare di programmare e sistemare i tanti problemi che sono stati generati nel tempo. La differenza che c'è, perché noi lo vediamo, è vero, ci sono situazioni di disagio anche a Parigi, a Bruxelles, anche a Londra, non è che sono soltanto in Certo. Italia. La differenza è che gli amministratori locali hanno un modo di operare, un modo di programmare, un modo di utilizzare le risorse, che è un modo più efficace, più efficiente. L'Agenda Bravo da loro. 2030 sono soldi che vengono stanziati dalla Commissione europea per migliorare la vivibilità delle città. In alcuni stati d'Europa sono stati utilizzati benissimo, come l'Olanda, come la Germania, come il Belgio, da cui io sto parlando. In stati come l'Italia, quando si parla di programmazione dei fondi europei, di quote di cofinanziamento, interviene la politica con la spartizione della torta, con la voglia di metterci mano, con la voglia di poter speculare su quella fetta, e rimane tutto Allora, bloccato. Io posso fare di Roma che si esempi occupa di questo, infiniti ma su se non c'è soldi, manco su l'ufficio fondi al che non Comune sono di Roma stati che si occupa di... utilizzati.